riconosciute le loro voce in questo settore un entusiasmo straordinario. C'è anche una regione che grazie alle grandi campagne di comunicazione ormai insomma, è entrata nell'immaginario nazionale, siamo cresciuti molto nel mercato turistico italiano, l'obiettivo è quello di crescere anche in quello straniero, per poterlo fare servono gli investimenti necessari, diciamo, il salvataggio dell'aeroporto è stata una premessa, perché ovviamente l'aeroporto è uno degli ingressi principali del turismo che viene dagli altri paesi e adesso stiamo puntando sul suo potenziamento, infrastrutturare la regione sul tema del bike, un cluster turistico che si abbina molto, la partecipazione a tutte le fiere, e il continuare con una comunicazione importante nell'immagine della regione, le mostre che hanno unito arte e turismo a favore del territorio, la formazione come strumento di crescita del sistema in termini di competenze, dall'accompagnatore turistico in bicicletta alle competenze di tipo informatico e così via. C'è un lavoro molto forte che ha permesso di avere per esempio l'attività delle risorse per riqualificarsi, intendo proprio dal punto di vista infrastrutturale, e questa crescita io vedo, sento un clima molto positivo. Abbiamo incontrato già tre gruppi importanti di operatori di vario tipo ai quali stiamo dando il grande risultato, quello di Lonely Planet, questo riconoscimento che la Regione Marche ha avuto per il 2020 come top destination, cioè proprio un posto da visitare, una specie di premio che ci diamo fra di noi, e ho respirato un clima molto positivo, insomma, di chi sente che la regione investe sul turismo e vede questa dimensione economica in crescita, che significa poi occupazione, perché il turismo ha un'alta incidenza in termini di occupazione, e d'altra parte prodotto interno lordo, quindi crescita del valore economico della nostra regione, perché il turismo poi interfaccia con tantissimi servizi che sono presenti nel territorio. Insomma, un grande investimento che sta pagando, vogliamo continuare così, bisogna portare fino in fondo avanti il progetto, a cominciare insomma, da questo percorso col bike, immagino già abbiamo finanziato la metà delle ciclovie, finanziare l'altra metà significa avere una regione infrastrutturata per intero da questo punto di vista, e quella comunicazione che faremo con Vincenzo Nibari nelle più importanti trasmissioni televisive e manifestazioni nazionali è l'accompagnamento di comunicazione, che forse è la cosa che ci è sempre mancata. Cioè, siamo belli, siamo forti, abbiamo un territorio straordinario, siamo un po' timidi nel raccontarci, abbiamo fatto anche questo salto di qualità, siamo pronti a raccogliere i frutti.